Non solo Giordano Bruno, nel 1600 la lotta alle opinioni dominanti costò la vita anche al filosofo Giulio Cesare Vanini. Un libro ne ricostruisce la vita e il pensiero. Sentiamo, Misca Ruggeri. Condannato a rogo a Tolosa il 9 febbraio 1619 per ateismo e impietà, l'ex frate carmelitano Giulio Cesare Vanini è con Bruno e Spinoza uno dei tre eroi della laicizzazione dell'Europa. Alla sua avventurosa vita, che lo ha portato alla natia Taurisano a Londra e Parigi, e alle sue idee protoilluministe, da razionalista radicale in un'epoca ancora dominata dalla magia e dalla superstizione, Mario Carparelli dedica un prezioso volumetto, Giulio Cesare Vanini, il filosofo Lempio e Rogo, con prefazione del filosofo Sossio Giametta e un appendice del bibliofilo Dario Acquaviva. La sua appassionante vicenda umana e intellettuale, che ha segnato la storia della filosofia occidentale, viene raccontata rapsodicamente attraverso una serie di flash istantanee da cui emergono tutta la grandezza e la straordinarietà di un personaggio ancora poco conosciuto in Italia, ma che con il suo pensiero e con la sua testimonianza ha contribuito alla nascita dell'Europa laica e moderna. La fortuna di Vanini nei secoli è stata altalenante e nel libro non mancano accostamenti sorprendenti. C'è poi tutta una galleria di personaggi, da Shakespeare a Sgalambro, da Montanelli a Schopenhauer, che in qualche modo sono collegati alla figura di Vanini in maniera poco nota, e questo libro fa scoprire queste curiosità. È tutto per questa edizione, il prossimo TG2 è alle 11. Arrivederci, buona giornata.